quando il sole arriva a terra, il suolo si scalda e il calore si propaga nell'aria. L'aria calda è leggera e si sposta verso l'alto. Si innalza da terra in colonne invisibili. Sono le termiche, l'architettura segreta del cielo. Gli alianti non temono le correnti, anzi, le assecondano. Salgono con l'aria, ne seguono il disegno. Realizzano ciò che sembra impossibile. Volare, senza motore, come volano gli uccelli. Nel mondo del volavela ci domandiamo spesso cosa fa la differenza tra un pilota sicuro e un pilota che magari rischia di avere un incidente. Stiamo parlando di due termini molto importanti per il volo, inteso in termini sportivi, cioè la sicurezza e le prestazioni. La sicurezza, stiamo parlando di una disciplina, è inutile negarlo, che ha al suo interno intrinsecamente una componente di rischio, che va evidentemente conosciuta, studiata, gestita, però naturalmente la sicurezza è fatta di comportamenti, di programmazione, di una capacità di visione e di interpretazione del volo. E poi parliamo di prestazioni. Alla fine sono tante le cose a cui un pilota nel singolo volo, nel singolo momento, deve pensare. Vi sono, per esempio, gli aspetti tecnici della conduzione, di come pilotare, di come manovrare i comandi. Ci sono poi gli strumenti di bordo a cui il pilota deve continuamente dare attenzione, deve sapere interpretare rapidamente le informazioni che ne derivano, saperle confrontare con il cielo fuori, continuare a cercare delle conferme, dei riscontri per un'ottimizzazione del pilotaggio. Gli altri alianti sono intorno a te mentre voli. È importante sapere dove sono, avere sempre il controllo della situazione, sia sul piano sportivo, sia sul piano della sicurezza. Poi la necessità della padronanza del mezzo, anche in situazioni di pilotaggio non semplice, a volte nel volo a vela come in nessun'altra disciplina aeronautica si fa un pilotaggio a bassissima quota, spesso sotto cresta nelle montagne, con situazioni di turbolenze, di rotori, e in tutto questo naturalmente la capacità di pilotaggio, la conoscenza del mezzo, sempre sul presente deve essere completa.
E poi c'è tutta la parte di centraggio delle termiche, abbiamo bisogno di salire, cerchiamo l'aria calda che sale, entriamo dentro, saliamo con lei. Queste sono tutte cose che impegnano l'energia, l'attenzione del pilota. E vi è poi un'altra fase che, devo dire, distingue in effetti la capacità dei piloti di alto livello da quelli bravi, ed è quella della interpretazione dell'energia che c'è nell'aria. Quando ci si spostiamo da un punto A a un punto B dello spazio, la cosa normale, come potrebbe essere in automobile, è io vado avanti seguendo la strada, è la strada che mi porta. Nel caso del volo dell'aereo uno potrebbe dire, beh, il modo migliore, più veloce per andare da un punto A a un punto B è quello di volare in linea retta da A a B. Ecco, non è così per il volo a vela, non è così per il volo veleggiato, dove io invece, se voglio essere più veloce degli altri, devo interpretare questo percorso da A a B cercando di muovermi sulle rotte energetiche e sfruttando quindi le masse d'aria ascendenti che non necessariamente si trovano sulla congiungente retta tra i due punti. Magari devo fare a volte delle deviazioni molto importanti e queste deviazioni, nonostante io abbia percorso più strada per arrivare a B, in realtà arrivo a B prima e più alto degli altri. Addirittura si parla in gergo, nel volo a vela, questa capacità la si descrive a volte come la capacità di danzare tra le nubi, la sensibilità che un pilota ha di muoversi danzando, interpretando l'energia e cercando in questo modo di essere più performante degli altri. Ecco, queste sono tutte cose a cui il pilota in una gara e in un record o comunque in un volo sportivo deve continuamente pensare. Uno rischia di essere, da tutti questi parametri che abbiamo appena elencato, essere assorbito al 100% sul presente, sulla gestione e controllo di tutti questi aspetti, gli strumenti, gli altri fuori, la sicurezza, il centraggio, l'ottimizzazione della rotta. Ebbene, la differenza, secondo me, tra un pilota bravo e uno è un campione, è che il campione è capace di pensare a tutte queste cose che sono importanti nell'atto di volo proprio collegato e rilegato al presente. Il pilota campione è capace di dedicare a tutto questo una piccola percentuale della sua concentrazione, delle sue capacità mentali. E tutto il resto invece viene dedicato a una proiezione previsionale sul futuro. Il pilota vero, diciamo, il campione vero è colui che riesce a proiettarsi in avanti, nello spazio, nel tempo, guardare avanti, prevedere ciò che succederà, la situazione nella quale si troverà a volare, perché questo gli consentirà in anticipo di volare meglio, di fare le scelte migliori, di essere più veloce. Io ho avuto così la fortuna, durante gare di alto livello, mondiali, campionati europei, di osservare il modo di volare dei campioni, la loro capacità sia di danzare nel cielo, di interpretare l'aria, la sua energia, sia anche, apparentemente sembra con disinvoltura, riescono a dedicare all'azione del presente una piccola parte della loro capacità proiettandosi tutti in avanti. Ti accorgi solo in un secondo momento che una cosa a cui tu sei arrivato a un certo punto, loro c'erano arrivati ben prima di te.
c'è tutta una fase preliminare di preparazione al volo, di pianificazione, di preparazione a tavolino, che richiede anche questa capacità previsionale. Se uno fa un lavoro sulla meteorologia, sulle previsioni, può pianificare il tempo di partenza, ottimizzare la tattica sugli avversari, capire che percorso seguire, come sfruttare le energie su certi costoni, su certe montagne o fronti di brezza, piuttosto che strade di cumuli che si formano in pianura grazie al vento. Tutte queste cose possono essere decise e vissute sul presente, e questo quasi tutti i piloti bravi sono capaci di farlo, o possono invece essere anticipate e programmate addirittura prima del volo, e questo è quello che fa la differenza. Mi sono trovato in un volo record, un percorso di andata e ritorno sull'arco alpino da 1000 chilometri, mi sono trovato a dover percorrere naturalmente il percorso di andata e poi successivamente il ritorno per tornare a casa. Benissimo, quando tu sei in prossimità o comunque magari anche a 100-200 chilometri di distanza dalla tua destinazione intermedia, che è il pilone e il punto di virata dove girerai per tornare poi indietro, tu puoi dedicarti in quella fase del volo a ottimizzare il volo del presente, a cercare di volare più veloce possibile, e la tua mente potrebbe essere tutta assorbita da questo. Oppure puoi pensare che in quel punto, in quella zona, in quella valle in cui ti trovi, dovrai tornarci, perché dopo aver girato il punto di virata tornerai da lì. E allora puoi osservare il cielo, la valle, la dinamica, l'evoluzione, come la giornata si sta evolvendo meteorologicamente, il comportamento dei costoni e tutto quello che tu stai osservando nel tuo tratto di andata, lo puoi osservare non solo con finalità di ottimizzazione del presente, ma cerchi subito di capire come dovrai interpretare la via del ritorno. Magari addirittura arrivi a concludere, e anticipando di 2 ore, di 3 ore, che il percorso di ritorno sarà diverso, perché stai osservando un tipo di meteorologia che ti suggerisce di comportarti diversamente. Ecco, questo è solo un esempio, se ne potrebbero fare tanti. A questo punto è giusto anche domandarsi: ok, allora supponiamo che sia giusto quello che ho detto, che sia questa la differenza fra un campione e un bravo pilota. Allora come si fa? Tutti ci domandiamo, per migliorare, per diventare più bravi, più forti, come possiamo lavorare, come possiamo avere questa capacità previsionale? Come facciamo a essere capaci di estraniarci dal presente? Come se guardassimo il nostro volo dall'esterno con una prospettiva diversa che ci consente di guardare avanti, magari dove gli altri non arrivano a vedere, avanti nel tempo, nello spazio. Beh, io credo che da una parte naturalmente c'è il talento. Però c'è anche l'allenamento, e questo è disponibile a tutti. È chiaro che con l'aumento dell'esperienza di volo, il numero di ore di volo, voli significativi, voli importanti, voli dove continui a sfidare te stesso, ecco, più riesci a espandere questi confini e più il presente, l'atto di volo singolo, assorbirà meno energia, meno concentrazione in te, e ti verrà più naturale guardare avanti. E quindi certamente questo credo che è disponibile a tutti, un allenamento
consente di avvicinarsi ai grandi campioni, avvicinarsi cercando di inseguire questa capacità che spesso è, magari non spesso, raramente è innata, di riuscire a guardare avanti e essere più veloci degli altri. Tutti, ripensando al passato, ci accorgiamo di quanto la nostra vita sia differente dal futuro che avevamo immaginato da bambini. Da piccoli il futuro è talmente lontano che è come se non ci fosse. Poi si diventa adulti, quasi all'improvviso, in un giorno solo, diverso per ciascuno di noi. Quando si capisce che agire non significa sempre fare qualcosa, ma anche evitare che qualcosa accada. Crescere, in fondo, è solo questo: prendere coscienza che il futuro esiste e che si può cambiare. L'essere umano è progettato con un certo senso dell'umorismo. Bisogna stare con i piedi per terra per conoscere il cielo. Regolato, sì, ok. Ce l'hai sotto. Mi raccomando, attenzione alle mani. Non tocco niente. No, cioè, non toccare nulla. Sei a posto? Sì. Allora ti chiudo. Vai, in avanti come ti ho detto. In avanti. Bravo. Ok. Bella posto, bella posto. Boh. Del panorama. È molto calma l'aria, infatti vedi che non c'era più nessun pilota che volava come questa mattina, perché ormai con l'aria così calma in Aliante non si può andare da nessuna parte se non fare una bella planata, che però di sera è una cosa meravigliosa. Sai, quando si vola tu devi sempre stare attento a quello che fai, a quello che potrà succedere, a quello che sarà il tragitto, sia di un volo breve come questo, quindi quando tu farai il tuo corso dovrai imparare il decollo, il traino, l'atterraggio, che però in realtà ti danno solo gli elementi base del volo a vela, perché a quel punto vuol dire che tu sai portare questo mezzo. E poi inizia il volo a vela vero e proprio. Il volo a vela vero e proprio è sfruttare le correnti dell'aria, sfruttare l'energia che c'è nel cielo per poter andare con un mezzo senza motore anche in posti bellissimi e lontanissimi. Scusa, ho fatto il radio. Quanta? Dai. Adesso ci vediamo.
scatole. Il trainatore, guarda come sono. Come se ne andato. E adesso siamo nel silenzio. Che ne dici? Guarda il sole. Fantastico. Cioè, impossibile, sembra una cosa irreale. Adesso è una cosa molto semplice, quindi non succede nulla di particolare in questo volo, ce lo godiamo solo a zonzo. Però poi dopo, quando sarai allieva, dovrai fare le stesse cose, facendo i tuoi ragionamenti, dicendo che okay, sono qui a questa quota, devo arrivare in prenotazione, ci arrivo, non ci arrivo. Questo all'inizio come allieva, invece quando poi avrai la fortuna di continuare e di appassionarti a questo sport, dovrai sempre ragionare, io posso fare questo tragitto, posso migliorarmi, posso crescere, perché sai, tutto il pilotaggio è, si impara, e puoi imparare invece a conoscere l'aria, quindi a conoscere i movimenti o le nuvole, al vento. Sì. Quello sarà più lungo, è un percorso lungo. Dai, c'è una cosa. Però non abbiamo fretta. Ma poi ci sono due cose, un conto è la teoria, uno ti spiega, e poi un conto è capirle, interpretarle. Ogni volo comunque devi prendere decisioni. In questo caso la decisione di questo volo, a parte che le condizioni non lo permettono, è quello di farci qualche giretto intorno al nostro aeroporto, sul lago di Varese, così ci guardiamo il tramonto sul lago, però ovviamente non si può partire per fare un volo lungo, ma solo a questo punto, questo è l'obiettivo di questo volo, è farti vedere. Per una che impara va bene anche così. Come per una che impara è bellissimo, mi piace questa fluidità. Lo vedi l'aeroporto? Sì, 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 l'aeroporto si vede qua sotto. Le macchinine si vedono. Il sole di là. Io sto tenendo la mano sulla barra, leggera, non ti do. Assolutamente no, anzi devi imparare a capire, a sentire i movimenti. E poi man mano imparerai a conoscere questo oggetto e a pilotarlo, perché è un oggetto meraviglioso, leggero, nell'aria, anche se è molto pesante. È molto pesante. I pedalini, ho visto prima bene come funzionano, proprio sembrano come i pedalini di una macchinina a pedali dei bambini, che non esistono neanche più quelle macchinine lì. A proposito di decisioni, allora quella all'alto sinistra, quella è la prenotazione, dove c'è quel bellissimo maneggio. Sì. Così intanto ti introduco a quello che è il nostro circuito. Dobbiamo essere là sopra a 300 metri. All'inizio sai, ci sono le regole da imparare, però comunque è sempre un valutare dove sei, prendere decisioni, anche sul piccolo di un corso. Ecco. Qua si inizia a girare. Guarda che meraviglia. Sì, veramente, hai fatto bene a farci volare, hai fatto bene a decidere di volare a quest'ora, guarda, il tramonto è magico. Ecco, questa parte che è la prenotazione ti serve per guardare il campo. Valutare anche le condizioni di vento, guardare l'ammanicamento e decidere da che parte atterrare. E adesso c'è l'aria calmissima, però in altre condizioni, mentre sei qua, controlli, valuti, guardi i movimenti a terra, cioè raccogli tutti gli elementi che ti servono per prendere la decisione. Esatto. Adesso ovviamente siamo gli ultimi e quindi non c'è nessuno in prenotazione. Andiamo in sottovento. Questa parte che è parallela alla pista si chiama sottovento, faccio la chiamata, calcinate gli auschi papa sottovento 1-0. Ok,
Che meraviglia, ragazzi. L'aeroporto ce l'abbiamo lì. Esatto, questo è il tratto di base. Mi sembra che siamo ancora belli alti. Assolutamente sì, la Liante scende molto bene. Guardi la pista, fai le tue valutazioni su quando iniziare la virata. Adesso attenzione che sono ti sblocchi i direttori. Sì. Eccolo. E si imposta il finale. Anche qua tutta una serie di valutazioni, quella dell'allineamento con la pista e di quando puoi procedere con la parte finale, che è la richiamata, che quindi è quella che ci consente di arrivare a terra nel modo più dolce possibile. Ci è attraversato uno stormo di uccelli. Sì. Stiamo toccando. Eccoci qua. E ora arriviamo in fondo. Ecco qua. Cosa ne pensi? È bellissimo. Anna, è bellissimo. Mi piace un sacco questa cosa. Abbiamo finito l'energia che ci fa volare e quindi si è abbassata. Abbiamo spento il motore. Ascolta, io non ho avuto paura, Fabio, sei stata così. Tranquilla, la spiegazione morbida nella guida che proprio paura niente. Quindi ti piace? Quindi mi piace. Puoi andare? Oh! Ah già. Eccoci qua. Ecco, visto. Guarda il sole. No. È andato, abbiamo fatto proprio l'ultimo. Abbiamo fatto l'ultimo volo della giornata. Un attimo fa era tutto splendente. Eravamo anche un pochino più in alto. Si vedeva meglio da lassù. Sì. Mi è piaciuto molto, mi è piaciuto bene. Tutto bene. Allora adesso lo mettiamo a Nanna che ha fatto il suo lavoro per oggi. Bene, aspetta che ti spengo. L'interruttore. Ok. Allora adesso chiamo magari. C'è qualcuno che mi dà una mano? Ovviamente alla fine siamo da sole. Le donne abbiamo voluto la parità. Abbiamo la parità. Allora facciamo così. Magari togliamo il. No, iniziamo a metterlo per così. Non facciamo meno fatica senza paracadute, Anna. Metterlo per così e sottendiamo per là. Vai, l'ala. Non reggere sull'ala, dimmi solo. La linea verso il basso, non fai meno fatica. La dico verso il basso anch'io. E andiamo verso gli hangar. Yeah.